perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo 39esimo episodio di Pokémon Insurgence Randomizer Nuzlocke. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo sgominato il culto infernale, il primissimo culto nato a Torren. Ma ragazzi, nello scorso episodio, come in quello precedente, c'è stata una decimazione totale del team. Ma che dico decimazione? Cristo, ci sono morti tutti. E ragazzi, il team di adesso è composto dai reietti, signori, Pokémon che nessuno ha mai voluto. Quindi infatti abbiamo Winnie, Malesani, Mina e Oscar che entrano nel team. Penso che questo sia il mio team più scarso dai tempi di Snakewood, probabilmente. Sta di fatto, ragazzi, che vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace per sostenere come al solito questa serie, che rischia di finire, perché il nostro team è terrificante. Abbiamo, allora, Feraligatr, poi abbiamo Winnie e loro sono ok, poi abbiamo un Grumpig, uno Scrafty di erba, un Pokémon che dorme e una farfalla. Siamo nella cacca, signori. Comunque, per proseguire, basterà utilizzare il Quartz Flute e mettersi al posto di quella malefica statua. Questo me l'avete spoilerato nei commenti. Ah, ma bella, e ok, grazie, Feraligatr. Bastava andare qua. Ok, perfetto, risolto. Darien Cave. Allora, ragazzi, ditemi con le Pokéball, vi prego. Non ho controllato, però sì, ok, ho 49 Nuzlocke Ball. Allora, ho bisogno proprio dentro il mio cuore di un selvatico. Dammi qualcosa di buono, ti prego. No, ho miscliccato, non era quello che avrei dovuto fare. Fermo, fermo, confonditi, sì. Ok. Ok, ho rischiato veramente di giocarmi così una cattura. Vado di una dive ball perché è di tipo acqua, quindi ci spero. Anch'io che sono cretino. Vai di Nuzlocke ball, ho capito. Affangulo. Ok, higher catch rate than a great ball. Ti prego, entraci. Nel nome di Cristo, grazie. All'Omomola non ho assolutamente idea di come chiamarlo. Lo chiamerei Alola, così è intuito. Allora, perfetto, ragazzi. Come buttare nel cesso una cattura. Tutorial by Creepy Stories. Solo su questo canale, puttanate di questo genere. Allora, iniziamo ad affrontare gli allenatori sperando che ci... Perché? Allora, fatelo per me. Contattate i creatori del gioco e chiedetegli che cazzo è sta merda. Che cosa gli è successo? Gli hanno messo un lanciafiamme vicino e si è sciolto. Io sono stupido, per fortuna lui a quanto pare non ha attacco fisico. Tra l'altro, ragazzi, le mosse sono quelle che sono. Cioè una merda. Una merda, gli avete preso proprio i cumuli di sterco in Trentino. Ecco, quelli. Pochina, ciao, è stato un piacere. Era schiacciato dalle botte. Suppongo che sia di tipo spettro. Io non posso andare avanti con tutte queste forme delta. Io non posso andare avanti con tutte queste forme delta. Non posso nemmeno morire. Non posso nemmeno morire. Tua madre è un ombrello. Tua madre è un ombrello. Ci assomigli pure a un ombrello. Ci assomigli pure. Però sono anche stupido, va detto. Sono anche un ritardato cerebrale con evidenti problemi neuropsichiatrici. Ora la mia domanda è: dovrei reggerlo? Io mi uccido. Io mi pinzo l'arteria. Mi pinzo la... Al primo allenatore. No, non lo prendiamo in culo. Figuriamoci, ma giammai. Solo perché c'è il family friendly. Se no, veramente qua ci avevo invocato le peggio divinità, raga. Non avete idea. Dove cazzo sono? Route 16.
Dai, ma perché il mio Scrafty deve diventare di prima generazione senza un motivo apparente? Io non capisco, raga. Questo gioco mi fa veramente bestemmiare, mi fa veramente urlare al genocidio italiano. Al genocidio italiano. Vediamo se riesco a fare qualcosa di utile alla società. Allora, Meganium, figliolo, devi morire veloce perché io altrimenti qua impazzisco. Bene, ragazzi, allora, dopo 5 minuti di video abbiamo già perso un membro del team. Non per colpa mia, almeno a sto giro, perché, raga, obiettivamente io non ho fatto... Cioè, non è colpa mia, obiettivamente, parliamone. Mi ha fatto Destiny Bond, Cristo Madonna, che grande rima. Batman. 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 Il tipo... di che tipo è? Non dovresti essere di tipo... No, mi sa che sei sì di tipo spettro. E allora c'hai la madre un po' zoccoletta, perché non va bene questa cosa. Per piacere, muori. A parte che mi sono preso il contraccolpo di Cristo. Oh, fermo, fermo. Fermo, con calma. C'è bisogno che ti suicidi. Non è il momento di uccidersi. Allora, fermi un attimo. La situazione sta diventando drammatica, io lo dico. Dobbiamo cercare di arrivare a una città, se no altrimenti io qua potrei alterarmi assai. Mettiamo davanti Oscar, io non ho idea del perché si chiami così, davvero. So solo che è bellissimo dietro di me, mamma mia. Ti prego, te lo chiedo per favore, qualcosa di decente. Come scusi? No, regi, porca madonna. Eh no, quasi bippa, Dio Cristo. Pera. Non ho considerato che slag... No, raga, io veramente questa serie qua non posso proseguirla, perché è un problema. È veramente un problema. Che cazzo vuoi? Ma che scambio di merda è? Un Pokémon Delta per un Pokémon totalmente evoluto con iperraggio come mossa sua. Ma parla come mangi, Cristo! Ah, ragazzi, mi sono giocato una cattura. Allora, questo qua l'ho fa round. Allora, lato positivo di Slaking. Io non ho mai usato uno Slaking in vita mia. È un Pokémon che mi fa cristonare Rayquaza. No, è un Pokémon che non mi è mai piaciuto. C'è da dire però che, a parte per la sua abilità che denuncia il suo ritardo, cosa stai... Volo. Si diceva, a parte la sua abilità che denuncia il suo ritardo. No, lo sto per prendere in culo, me lo sento dritto nel culo. Aspetta, mi paro il culo. Io mi sto toccando il culo perché sento il cazzo proprio. Muori, bisogno che tu muoia. Urge la tua morte. No! È morto Oscar! Mi sta spadando il culo, ma che cazzo faccio io? È la fine per me. Oh, dimmi che tu hai una mossa di tipo ghiaccio. Non hai una mossa di tipo ghiaccio, allora mi ricordavo bene, mannaggia. Non mi ricordo più nemmeno quello che sto dicendo. Muori. Ok. Raga, ho già perso due Pokémon. Bella lì, guarda la potenza proprio. No. Così sono costretto a fare trash. Fatemi switchare, fatemi mandare... Tu, vai tu, ti prego. Oh Gesù, Hydro Pump dovrei reggerlo abbastanza bene, neanche troppo in realtà. Allora, Woodhammer, non dovrei subire un contraccolpo che mi sciotti, no? A regola, non penso che mi tolga metà vita, non togliermi metà vita! Non togliermi! No, non dimmi che c'è scoppio! Non c'è scoppio! Ok, non c'è scoppio! Non so perché temevo che avesse scoppio. Grande Oscar. Ah, ecco cosa stavo dicendo. Sì, che è forte. L'avete capita? È forte. Non ho più pozioni. Ho le due. Succaberry, me lo dicono anche loro. Succaberry, perfetto, grazie. Prezzo comunque. Dio! Che bello Insurgence. Siamo a 33 morti, ragazzi. Neanche nei cimiteri del 1800 c'erano 33 morti. Neanche durante la peste c'erano 33 morti. No! 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 No, Cristo Dio, no! Come lo butto giù questo? No! Tua madre troia!
Che cazzo faccio io adesso? Bounce? Non lo so, cosa faccio? Chi è morto? Guarda te! Guarda te! Chi non doveva morire se non tutti quelli che ho messo nel team? Ci ho messo 2 giorni ad allenarvi! È la strada giusta, non lo so, aspettate. Tu chi cazzo sei? È un allenatore, sai? Potevo anche svegliarmi, c'erano le lineette lì. No. 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 ok, è finita la serie. Ti prego, vai giù. Ti prego, vai giù, 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 vai giù. Ok, ha fallito. Vai giù, ok, ok, ok. Allora, voi siete tutti testimoni del fatto che non è colpa mia. Non è colpa mia. Con lui io non ho mosse per colpirlo. Interessante. E raga, è stato bello finché è durato. Io mando lui, sperando che... Ok, fallo con... Ho ancora una speranza. Ho ancora una speranza. Hydropump, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. vabbè. Bounce! Ho perso la serie. Molto interessante. Ok, allora la serie è finita. Io ci avevo anche sperato. Però non è andata particolarmente bene sul finale, ok? Diciamocelo. La situazione ultimamente era degenerata. Mi morivano tutti i Pokémon. Questi 4 deficienti sono stati inutili. A sto giro non è nemmeno colpa mia, perché cosa vuoi fare contro chi ti fa counter, contro chi ti fa Destiny Bond? Wobbuffet è un Pokémon tumore, ok? Tu non sai come prenderlo. Se c'ha counter, specchio velo, Destiny Bond e il pisello, non sai mai che cosa posso utilizzare quell'uomo. Non lo sai, quindi vai alla cieca pregando Dio. Pregando Dio. E siccome pregare Dio non è il mio forte, ho perso. Perché Cristo. Poi vabbè, abbiamo i ritardi dei vari Pokémon che non sanno fare le cose. Ci sta quello lì. Certo, mi sono morti 2 Pokémon per Destiny Bond. 2 per Destiny Bond, 1 per Contatore. E lui non mi ricordo perché è morto. Sì, perché Drayquaza mi si è bustato a merda. Obiettivamente a sto giro non è colpa mia. Obiettivo, cioè, è anche colpa mia, ma non solo. E nulla, raga. Io quindi vi saluto qua. La serie è finita in maniera indegna. Indegna. Perché sì. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, come iscrizione al canale. Probabilmente farò un sondaggio su YouTube chiedendovi che cosa vorrete in una prossima serie che arriverà a breve. Perché non ho idee. Cioè, ne ho delle idee, ma sono più a lungo termine. E nulla, noi ci becchiamo ragazzi in un prossimo video, premete la campanella, passate dai social e bestemmiate. No, che poi mi bloccano per i family friendly. Vabbè, non fatelo. Comunque la serie mi è piaciuta, nel senso che mi sono divertito, è stata una delle poche serie che ho registrato con voglia, anche se non piaceva alla gente. Il che è curioso, perché di solito non mi succedeva, perché il fatto che mi dovesse piacere o meno una serie era dettato dal fatto che piacesse o no anche agli altri, cioè era in buona parte dettato anche da quello. C'è da dire che da quando ho fatto l'aggiornamento del gioco mi è piaciuto di meno, questo è vero, semplicemente perché
hanno messo troppe forme delta, scleravo troppo, è stato reso più difficile perché sì, è stato reso più difficile e si è visto. In ogni caso ragazzi, io spero che comunque la serie vi sia piaciuta e fatemelo sapere qui sotto con un commento. E nulla, io vi ho già detto tutto, quindi non ci resta che beccarci ragazzi in un prossimo video. L'ho preso in culo.